Vi parlo dal Circolo degli Artisti Casa di Dante a Firenze, dove è in corso l'inaugurazione di una mostra che vede protagonista una pittrice, la vedete accanto a me, Anna Bubba, che i nostri telespettatori ormai conoscono molto bene perché la seguiamo da tanti anni, soprattutto da quando risiede sia come persona sia come artista nel territorio fiorentino. Di lei abbiamo proposto molte mostre importanti, ne ricordo una nella sede del Consiglio regionale della Toscana, ma altre sedi istituzionali molto importanti, e oggi approda in questo prestigioso spazio espositivo che si trova laddove sorgeva la casa di Dante Alighieri. Anna Bubba è una delle socie del sodalizio, per cui sarà il presidente Franco Margari a invitare i telespettatori a venire a visitare questa mostra, il cui titolo è La gioia del colore. Sì, è sempre veramente un piacere fare delle mostre con i nostri soci più antichi, diciamo così. Lei, l'Anna Bubba, ha cominciato a dipingere nel 1969 ed è qui, è una delle socie nostre più storiche, diciamo, storiche, non c'è dubbio, storiche. È fra l'altro una persona molto amabile, che è veramente un piacere averla qui con noi in questa manifestazione, e non solo, ma lo dimostra anche con le opere che fa, che sono opere da leggere col cuore, perché veramente lei esprime tutto un sentimento particolare suo, di quello che è nel profondo, e quindi siamo veramente felici di averla qui. Quindi, invitando telespettatori, deve ricordare la durata della mostra e gli orari. Mi è caduto, per non sbagliarsi, è dal oggi 20 maggio naturalmente fino al 1 giugno di 2023, e chiusura è lunedì, tutti i giorni 10, 12 e 16, 19. Come avete visto da questa inquadratura iniziale, per parlare di questa mostra in generale dell'arte di Anna Bubba, ci sono due critici importanti, anch'essi ben conosciuti ai nostri telespettatori, la dottoressa Silvia Ranzi e il dottor Jacopo Chiostri, che ha scritto recentemente un articolo sul mensile La Toscana Nuova, che parla proprio di questa mostra che oggi si inaugura. Allora io lascerei per ultima poi la chiusura a Anna Bubba, quindi se Anna è d'accordo passerei subito il microfono a Silvia Ranzi, che ha scritto nel corso degli anni molti testi critici sull'arte di Anna Bubba. Sì, io ho avuto l'onore di conoscerla 7-8 anni fa in due eventi espositivi importanti che hanno registrato la proficua e ricca produzione pittorica. Il suo cinquantennale è stato nella Sala degli Affreschi del Palazzo Pegaso, dove possiamo riconoscere la sua cifra stilistica negli anni, si è consolidata, tecnica pittura d'olio, l'ho definita una intonazione idillica nella sua figurazione, ispirata al vero, ma rivisitata secondo dei cromatismi suadenti, soavi, trame disegnative preziose e diligenti, a tal punto che ha avuto dei riconoscimenti della stampa locale e nazionale, conseguimento di premi importanti in Italia e all'estero, ed è stata definita un po' la maestra del colore, perché ama moltissimo, ecco, la definizione dei cromatismi nella loro trasparenza armonica. I soggetti prescelti vanno dagli scorci agresti collinari del paesaggio toscano, per arrivare alla figura, alla maternità, ma anche all'universo femminile nelle sue varie etnie, il discorso anche della sacralità familiare, per arrivare anche a effigi sul sacro, ma in particolare, siccome ha vissuto sia a Torino che a Firenze, ama questi due luoghi che l'hanno un po' segnata. Lei è fiorentina d'adozione, risiede a Campi Bisenzio e ha lavorato anche su opere di monumenti emblematici del territorio, come Piazza della Signoria, ovviamente la cupola di Santa Maria del Fiore, per arrivare anche a Torino a
suggellare quella che è la piazza San Carlo e così via, la Mole Antonelliana. Quindi direi che qualcuno ha detto, anche perché ha avuto tanti articoli sulla Nazione, che la sua diligenza esecutiva è un po' come i ricami delle nonne per la preziosità delle linee, e io aggiungerei che la sua cifra stilistica è molto vicina a quella che è la poetica del fanciullino del Pascoli, e qui, in quanto c'è questo stupore dell'epifania della natura e del creato in senso lato. Grazie, ecco, Silvia, grazie. E Jacopo Chiosti nel suo articolo ha collegato i due poli che ora ha ricordato Silvia Ranzi, i due poli artistici Firenze e Torino, che hanno molto influenzato Anna, però direi la matrice del colore sta proprio nella sua radice calabrese, nel Mediterraneo, nei colori del Mar Tirreno, di questa terra anche selvaggia per la parte montana, e quindi la si ritrova questa forza del colore proprio nei suoi quadri. Assolutamente sì, direi che c'è una sintesi, una rielaborazione di tutto quello che dice, queste sue influenze. Però io vorrei ricordare, credo che sia la sintesi migliore della poetica di Anna Bubba, quello che il presidente Gianni disse a ottobre 2019 al Palazzo del Pegaso, quando furono celebrati i 50 anni della sua attività. Gianni disse, la regione volle fare questo tributo a quest'artista, Gianni disse: Gianna Bubba nei suoi quadri porta tutta la sua sensibilità e la sua umanità. Credo che queste sono due cose importanti da ricordare e che dicono tutto di questa artista. Poi quello che ha detto Silvia Ranzi prima, direi dal punto di vista stilistico è più che sufficiente. Grazie. Allora, la carriera, il curriculum artistico di Anna è lunghissimo. Vogliamo ricordare che solo una settimana fa abbiamo seguito le sue opere a Castrocaro Terme, dove c'era una mostra internazionale molto importante alla quale era stata invitata, ma ha esposto all'Isola d'Ischia, a Capri, in tante località, all'estero, in Italia, quindi sarebbe lunghissimo. Però nell'articolo di Jacopo Chiosti troverete anche le tappe più importanti di questa splendida carriera. Cosa rappresenta questo ritorno alla Casa di Dante, dove tu avevi già esposto, mi sembra, diversi anni fa? 2014, la prima personale, e poi diciamo ho continuato ad andare a altri posti collettivi, come ha detto lei, a Venezia, insomma, certo. A Capri, a Torino. C'è stata un'interruzione per il Covid e per altri motivi familiari, però tu hai detto: io devo fare una mostra importante per ripartire. Ripartire e dedicarlo anche a mio marito, che è sempre stato vicino. Mi è stato sempre vicino, mi ha sostenuto col suo amore e affetto, insieme ai due figlioli, Domenico e Orietta. Sì, Orietta doveva. E io ho dedicato familiare. Prima, diciamo, della pittura, tenevo a avere la possibilità di dare il mio amore, il mio affetto sia al marito e ai miei due figli, e poi dopo di loro ho pensato alla mia arte, iniziare l'arte, e quindi devo essere... È una fonte di vita importante, vero? Sì. E diciamo, aiuta, poi aiuta anni, molto in gli tutte anni le passano, però diciamo voglio dedicare questa mostra proprio alla mia famiglia, che mi ha sostenuto e che io ricordiamo, vero, perché vostro padre, mio padre, che veramente ha dato, sottolineo, molto sostegno in tutti i sensi, con le sue energie, con il suo entusiasmo, con la sua vicinanza a mia madre e alla sua arte, quindi dobbiamo molto a lui. Fare delle osservazioni ad una mostra fatta da una signora che ha passato molti dei suoi anni in varie città ed ha costruito la sua personalità sull'osservazione dell'ambiente, delle città, è un po' difficile, perché io vedo questa artista come personaggio e questi lavori come poesie dell'animo, per cui non sono né figurativi né astratti né rappresentano qualcosa di reale, sono immagini dell'anima, per cui c'è un senso poetico
che viene fuori dalla costruzione, dalla carica emotiva che ha raggiunto nell'arco della vita. Per cui è un artista che ha grande poesia, grande ricerca del rapporto sociale, ma nello stesso tempo esprime ciò che vede in un modo completamente diverso dalla realtà. Per cui è un'arte ingenua ma poetica, questo si può dire.